18 marzo 1965, prima passeggiata di un uomo nello spazio. Protagonista dello storico evento è stato il cosmonauta Alexei Leonov, che sospeso nel vuoto nell'orbita terrestre, lasciò per 12 minuti la navetta Voskhod 2, lanciata nello stesso giorno, alla quale rimase però collegato mediante una corda di sicurezza lunga circa 5 metri. La passeggiata cosmica rischiò per due volte di terminare in tragedia. Anzitutto quando Leonov lasciò la camera di compensazione, che serviva a non esporre al vuoto spaziale l'interno della navicella. L'astronauta si trovò per alcuni interminabili secondi a girare su se stesso, senza riuscire a fermarsi. Un altro problema si verificò quando giunse il momento di rientrare a bordo. La tuta spaziale Berkut, la prima studiata da specialisti per essere indossata in un'attività da svolgersi nello spazio, si era gonfiata al punto da non permettere al cosmonauta di passare attraverso lo stretto abbaino su cui era collocato lo sportello della capsula spaziale. Leonov riuscì a salvarsi la vita e a ritornare all'interno della navetta grazie all'intuizione di scaricare la pressione all'interno della tuta. La navetta Voskhod 2 rientrò sulla Terra il 19 marzo 1965 e anche in questo caso ci fu una complicazione. A causa di problemi con l'accensione manuale dei retrorazzi frenanti, il mezzo spaziale toccò il suolo nel bel mezzo di un'area forestale della Siberia, non lontano dalla cittadina di Solikamsk, ma a ben 400 km dal punto pianificato per l'atterraggio precedentemente calcolato. Leonov e il suo collega Beliaev dovettero attendere per due lunghissimi giorni vicino alla loro capsula, fino a quando i soccorritori non riuscirono finalmente a localizzare e a raggiungere i due cosmonauti per recuperarli. Nato il 30 maggio 1934 nella Russia sovietica, nel 1953 Leonov iniziò la carriera militare in Ucraina, presso la scuola di aviazione, conseguendo l'abilitazione a pilotare gli aerei da caccia e le competenze per divenire istruttore di paracadutisti. Nel 1959 fu selezionato tra i 20 piloti destinati all'addestramento per diventare cosmonauti. Il 23 marzo 1965 Leonov fu insignito del titolo di Eroe dell'Unione Sovietica. Dopo quel primo storico lancio, ha continuato a far parte di equipaggi spaziali fino al 1975. È morto a Mosca l'11 ottobre 2019.